Oggi devo girare un video che avevo deciso, ma io non mi ricordo di cosa devo parlare oggi. Simone, la memoria. Ah, è vero, è un video sulla memoria e cos'altro. Tendevo a dimenticarmi troppe cose e mi stavo preoccupando. Allora ho fatto un'indagine. Tra le domande che facevo alle persone che si rivolgono a me come naturopata per i loro problemi, ho iniziato a chiedere come va la memoria e ho scoperto di essere in buona compagnia. C'è un'epidemia di smemoratezza. Hai preso anche tu questo morbo e sei stressato perché non riesci a ricordare tutto quello che vorresti. Serve non preoccuparti, la tua memoria può migliorare. Codice PIN. Lo so. Codice corretto. E poi mi ricordo anche il numero di telefono di mia cugina in Australia, il codice fiscale di mio zio e l'IBAN del conto postale di quando andavo all'università. E poi ancora mi ricordo il codice segreto. Codice PIN. Sì. Me lo ricordo? Codice errato. Com'è errato? Questo è giusto. Codice errato. Ultimo tentativo. No, lo so, è questo per forza. No! Codice errato. Carta ritirata. Il bancomat, no! Mi serve! In questo video ti spiegherò come fare e vedrai che alla fine ti ricorderai tutto. Ti dirò 5 buone abitudini nello stile di vita e 5 esercizi utili per migliorare la tua memoria. Prima, le buone abitudini. 1. Importante, bisogna dormire un numero adeguato di ore. Se dormi tra le 6 e le 8 ore di sonno, riesci a entrare più volte nella fase REM, che è quella rigenerante che ti fa svegliare più riposato e mentalmente lucido. Hai notato che se dormi troppo poco, il giorno dopo non riesci a richiamare le informazioni alla mente. E quindi, se dormi poco tutte le notti, la tua memoria giorno dopo giorno se ne va. 2. Bisogna bere molta acqua. Senza la giusta quantità di acqua, il cervello, che è un organo, tende a disidratarsi e perde anche la funzione della memoria. È stato dimostrato che bere un bicchiere di acqua può aumentare le performance del cervello fino al 14% in più e quindi anche migliorare la memoria. Del resto, il cervello è composto per l'85% di acqua e galleggia in un'acqua chiamata liquido cefalorachidiano, per cui è facile capire come l'elemento acqua favorisca in molti modi le funzioni cerebrali e della memoria. Bisogna mangiare alimenti che nutrono il cervello, cereali integrali che forniscono livelli costanti di zuccheri a lento rilascio, olio di pesce o olio di lino che forniscono omega 3, quindi acidi grassi essenziali, fondamentali per mantenere attiva la circolazione cerebrale. Frutta e verdura, tra cui mirtilli, uva nera, pomodori e broccoli, che forniscono sostanze antiossidanti che contrastano l'azione dei radicali liberi sul cervello. E bisogna evitare l'eccesso di zucchero, grassi animali e alcol. Perché? Hai mai provato a bere molto e cercare di ricordare qualcosa? Non devo dirti io cosa succede. Invece, se bevi vino rosso, con moderazione, come spiego in questo video, puoi avere un beneficio per la memoria. E come dolce, il cioccolato fondente, che è utile, come spiego in questo video, anche al cervello. 4. La quarta cosa da fare è esercizio fisico, ma con regolarità. L'esercizio aiuta a mantenere la memoria in modo diretto e indiretto. Diretto perché il movimento ossigena i tessuti e stimola la crescita di nuove cellule cerebrali. Anche nell'ippocampo, la parte del cervello adibita alla ritenzione della memoria. E in modo indiretto perché l'esercizio fisico fa dormire meglio e riduce il livello di stress. 5. Parlando di stress, per la memoria è fondamentale tenerlo sotto
sotto controllo. Questo evita di alzare il livello di cortisolo nel sangue. È l'ormone dello stress che crea una infiammazione diffusa e altera anche le funzioni della memoria. E allora vai con meditazione, respirazione, tecniche di rilassamento, massaggi, tutto quello che aiuta va bene. Ti sei già dimenticato queste 5 buone abitudini? Ma no, non sono difficili. Fallo conoscere anche ai tuoi amici e sui tuoi social condividendo questo video. E alla fine ti svelerò perché abbiamo un po' tutti meno memoria di te. Allora, oggi ho un sacco di impegni. Alle 4 devo andare a prendere mio nipote a scuola. Entro le 6 c'è la lavanderia che chiude perché ho il vestito che se non lo ritiro oggi, domani sono nei guai. Questa sera ho la lezione di ballo. Finalmente la sto aspettando da giorni. E ho tutto qui a mente. Oggi avevo un impegno. Forse no, non mi ricordo. Pronto? Sì, ma insomma, dove sei finita? Dovevi venirmi a prendere a scuola. Hai ragione. Sto arrivando. Arrivo subito. Ciao. Che smemorata. Adesso non vedo l'ora di prepararmi una bella cena e starmene tranquilla in casa. O forse c'era qualcosa che dovevo fare. Avevo un impegno stasera. No, dovevo andare a ritirare il vestito in lavanderia entro domani. Come faccio? Adesso è chiusa. Ma perché sono così smemorata? Oh, stasera mi guardo un po' di televisione. Finalmente non vedevo l'ora di rilassarmi un po'. Poi c'è Ballando con le Stelle. No, ballando! Dovevo andare io alla lezione di ballo questa sera, ma come ho fatto a dimenticarmi? Adesso è troppo tardi. Ma intanto per esercitare la memoria, ecco i miei 5 esercizi preferiti. E ricordati, iscriviti al mio canale. Fallo subito, se no poi ti dimentichi. 1. Usa certe app o il computer per fare dei giochi di brain training. Ce ne sono molti anche gratuiti che funzionano bene, ma attenzione, perché sia un vero allenamento mentale devi esercitarti almeno 20 minuti al giorno. Non è una perdita di tempo, quindi anche se giochi non ti sentirai in colpa. 2. Leggi e impara qualcosa di nuovo che non conosci prima di andare a dormire. Funziona! Questo a volte basta studiare tutto la notte prima degli esami, ma non sempre. Per esperienza, il modo più sicuro per ricordare qualcosa è la ripetizione. Per ricordare bene, il giorno dopo, riassumi quello che hai imparato la sera scrivendolo a mano o al computer per 3 volte, ma in modo sempre diverso. Allora lo ricorderai benissimo. 3. Dedicati a imparare una nuova disciplina, qualsiasi età tu abbia, ma deve essere qualcosa di interessante che cattura la tua attenzione e ti stimola, con una lingua straniera, un'arte, una tecnica digitale. Si dice che ci vogliano 10.000 ore per padroneggiare una materia. Sembra tantissimo, ma se inizi adesso e sei costante, vedrai che arrivi fino in fondo e ti tieni allenato lungo il percorso. 4. Mantieniti mentalmente attivo. Scrivi e metti da parte l'elenco di tutti i numeri, i PIN, le password, gli user e i codici vari, ma cerca di tenerli anche tutti a mente. Usa la memoria più che puoi e cerca di metterla alla prova. Per esempio, ogni tanto cambia strada e non usare il navigatore. Cerca di ricordare i punti di riferimento. Vedrai che ce la fai e fai le parole crociate. 5. Per ricordare le cose usa le associazioni, ma devono essere buffe. Il nostro cervello ricorda le immagini più facilmente dei concetti. Per questo tante volte ci ricordiamo la faccia di una persona, ma non il nome. Se vuoi ricordare un nome, una parola o un concetto, associalo a un'immagine. È più estranea e più te la ricordi. Per esempio, devi andare a trovare un tuo amico in via del lavoro 7? Ricordati i 7 nani che vanno al lavoro cantando e vedrai che la via la memorizzi subito. E più bel mi piace questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. E sul mio sito, all'indirizzo che trovate nell'info box qui sotto, trovate tante altre info per stare bene, essere in forma in modo naturale.
Vi ricordate che all'inizio del video vi avevo promesso di svelarvi le cause di questa epidemia di smemoratezza? Eccole qui. Ma perché sentiamo di avere poca memoria? Secondo la mia esperienza, per due motivi. Uno, siamo troppo pieni di dati, la scheda è satura. Due, mangiamo e beviamo in modo disordinato e questo non aiuta. Se vuoi consigli utili su stile di vita e alimentazione sana, trovi tantissimi video sul mio canale. Basta iscriversi. Ricordate, buona memoria a tutti. Ciao! Thank you.